voglio rassicurare le famiglie, soprattutto quelle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo persone con disabilità importanti, ad esempio coloro che soffrono di disturbi dello spettro autistico, perché capisco la loro apprensione, la loro preoccupazione. Però proprio stamattina ci sono state diverse riunioni dell'UOSES, cioè dell'unità operativa sociale e sanitaria, che vede insieme ambito sociale e distretto. All'interno dello stesso ambito, prima i tecnici e poi abbiamo condiviso anche con tutti gli altri sindaci dell'ambito sociale 6, le indicazioni sono queste: i servizi rimangono aperti dove più possibile, e cioè i centri diurni, i centri socio-educativi e residenziali per disabili rimangono aperti fino a sabato, i servizi di educativa domiciliare per disabili continuano, e in queste ore si stanno contattando le famiglie per capire se sono disponibili a continuare, se non lo fossero viene riconvertito il servizio con modalità da distanza, modalità da remoto. I servizi di educativa domiciliare per minori che rientrano nel progetto Pippi, delle famiglie che rientrano nel progetto Pippi, continua, sempre se le famiglie sono disponibili. Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per i disabili a scuola continua secondo le normative previste dal DPCM. Il servizio di assistenza domiciliare per anziani o per persone non autosufficienti che non hanno una rete parentale di sostegno continua, in altri casi invece si mette a disposizione altri servizi come il sostegno alla spesa, all'acquisto di farmaci e quant'altro. Vengono sospesi i tirocini di inclusione sociale nei luoghi di lavoro dove le attività sono state sospese. Quindi abbiamo, e davvero mi rivolgo alle famiglie, cercato di mantenere il più possibile aperti i servizi, contemperando da una parte la tutela e la sicurezza dei cittadini, soprattutto di quelli più indifesi, e dall'altro cercando di capire, di comprendere la gestione familiare, soprattutto delle famiglie che hanno al proprio interno persone disabili.